Non abbiamo fatto niente di male. Sono distrutta. Se qualcuno ha visto qualcosa, lo preghiamo si faccia avanti e parli. Se ha paura di rivolgersi alla polizia, può parlare con me. Io voglio solo avere notizie di mia figlia. Di altre cose che sono successe nell'albergo non posso dire nulla. C'è un'indagine in corso. Catherine Alvarez è la madre della piccola Mia Cataleya Ciclo Alvarez, conosciuta come Cata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno, verso le 15:15, dall'Hotel Astor di Firenze, un posto abbandonato e occupato da famiglie peruviane e disperati. Al momento della sua scomparsa nell'albergo si trovavano circa 140 persone. Per la madre, che da più di 2 settimane partecipa ogni giorno alle manifestazioni, gridando il nome della figlia per provare a toccare il cuore di chiunque possa aver visto qualcosa, questo è un momento di angoscia. Con il passare dei giorni, le sorti della bambina diventano sempre più preoccupanti. È stata rapita? E per quale motivo? Chi ha fatto sparire Cata? Per sciogliere i nodi di questo complesso mistero, bisogna tornare nell'ex albergo occupato. Questa struttura è stata chiusa dopo il Covid e circa 40 famiglie con bambini si sono trasferiti qui. La famiglia di Cata era fra queste. Hanno dovuto pagare per avere una stanza nel vecchio hotel, pagare prima per la stanza e poi l'affitto per restare nella struttura. E c'era chi gestiva questi affitti abusivi. Ma i problemi nella struttura persistevano, tra cui l'allontanamento forzato delle famiglie da quelle che erano ormai le loro case, le richieste economiche irragionevoli per alloggi abusivi e fatiscenti, dispute sulla distribuzione degli appartamenti e liti per una delle stanze. La stessa Cata ne è stata, suo malgrado, testimone e forse vittima. In un video si vedono delle persone che litigano. Un uomo e una donna cercano di bloccare la porta d'ingresso del loro appartamento. Fuori, altre persone cercano di entrare con la forza. Qualcuno in spagnolo dice «Ve la farò pagare». Si sente la voce di una bambina che grida «Basta, basta!». Questa bambina chiede aiuto perché ha paura. Lo confermano il suo tono di voce e il modo in cui grida. Inizialmente Catherine ha riconosciuto la sua Cata in quel video, per poi smentire. Non è lei. Anche i suoi avvocati hanno rilasciato una dichiarazione. Forse la bimba scomparsa potrebbe aver assistito a drammatici scontri fra gli adulti nell'albergo. Quel video dimostra che nella struttura c'erano tensioni e violenze costanti sotto gli occhi di molti bambini che vivevano lì. Chi sono le persone nel video? E perché stavano litigando? In ogni caso, questo episodio sarebbe precedente alla scomparsa della bimba e solleva dei dubbi. Se Cata avesse assistito a una grave violenza? A qualcuno che non doveva vedere e quindi fatta sparire? Il giorno della scomparsa della bambina è accaduto qualcosa di insolito. Grazie ai filmati di sorveglianza della zona, è stato possibile vedere il momento in cui la bambina è stata avvistata l'ultima volta. Cata è uscita in strada per qualche minuto dal cortile dell'hotel, dove stava con alcuni coetanei. Poi è tornata nel cortile da sola, attraverso lo stesso cancello. Ma secondo gli investigatori non è scomparsa. Potrebbe essere successo qualcos'altro. La bambina stava giocando con un'altra ragazzina ed è salita fino al terzo piano. La madre della ragazza sostiene che, a un certo punto, hanno avuto una discussione e la figlia è tornata a casa lasciando Cata da sola nel corridoio. Ecco perché Cata è scomparsa nel corridoio del terzo piano. Cos'è successo? Catherine Alvarez non ha avuto più contatti con quella famiglia e gli ex residenti dell'hotel Astor sono stati sgomberati e portati in una struttura adeguata. Se questo è vero, è naturale chiedersi chi altro si trovasse in quel corridoio oltre alle due bambine e da dove sarebbe uscito senza farsi vedere. Una cosa è certa, l'ora in cui tutto è successo. Le telecamere hanno ripreso la bambina alle 15:01 in strada davanti all'hotel. Alle 15:13 l'hanno ripresa mentre rientrava. Altri video la mostrano mentre sale le scale per arrivare al terzo piano, poi è scomparsa. In realtà, dall'hotel,
ci sono diverse vie di fuga. Qualcuna arriva anche ai sotterranei delle abitazioni di fianco. L'unica certezza è che la bimba non sembra essere uscita dalla strada principale, sorvegliata dalla telecamera che ha ripreso i suoi ultimi movimenti. Il padre di Kata, Miguel Ángel Ciclo Alvarez, ha avanzato diverse ipotesi, tra cui lo scambio di persona. Secondo lui, questo è il motivo per cui la richiesta di riscatto non è ancora pervenuta. Il procuratore Luca Tescaroli ha detto: «Siamo in un contesto di criminalità organizzata per il controllo del racket della struttura e la bambina ricade in una delle fazioni contrapposte». Il 28 maggio gruppi rivali si sono attaccati a vicenda e un cittadino ecuadoriano è saltato da una finestra per sfuggire ai suoi aggressori. L'uomo, un magazziniere di 40 anni, è miracolosamente sopravvissuto. Ha detto chi era il capo dell'hotel che era stato trasformato in una baraccopoli. Ha spiegato: «È lui che decide chi può restare e butta fuori chi non paga. E se uno vuole rimanere deve pagare 1000 euro o somme più alte, a seconda della grandezza della stanza». Ha poi raccontato che il pomeriggio del giorno dell'aggressione era andato a giocare a calcio e poi era tornato in albergo. Qui avrebbe subito un'imboscata dopo aver bevuto 3 birre con gli amici. Ecco il racconto. «Sono andato a dormire nella mia stanza. A un certo punto vengo svegliato dalla mia fidanzata. Mi dice che c'è il capo dell'hotel con 15 amici, armati con mazze di baseball e bastoni di ferro, che volevano buttare fuori 3 famiglie. In quel momento il quarantenne ha cercato di chiudersi nella sua stanza, mentre gli aggressori hanno sfondato la porta con una bombola di gas. Intorno alle 20 è stata chiamata la polizia». Prosegue: «Dopo la telefonata sono uscito per parlare con Carlos, che era con i suoi uomini fuori dalla porta. Carlos mi ha colpito alla testa con una mazza da baseball». L'uomo si è chiuso di nuovo in stanza, ma il presunto capo dell'organizzazione sarebbe riuscito a raggiungerlo. L'uomo prosegue: «Mi sono aggrappato al davanzale della finestra facendomi cadere giù mentre Carlos mi ripeteva "ti ammazzo". Miracolosamente si è risvegliato in ospedale. Tuttavia, il presunto capo del racket, intervistato dai giornali, ha fornito una visione diversa. Ha dichiarato di non aver aggredito nessuno e in particolare che gli eventi del 28 maggio al vecchio hotel non avevano nulla a che fare con la scomparsa della bambina. Ha anche negato di essere il boss dell'hotel. «Io non prendo soldi. Quella dell'affitto è una bugia di gente cattiva». Ma è davvero una bugia? Dopo un vertice con le autorità inquirenti, la Procura di Firenze ha deciso di accedere a tutte le telecamere della città e di analizzarne i filmati. Nell'ambito dell'operazione saranno ricontrollate oltre 1500 telecamere pubbliche puntate sulle strade. L'unica certezza per gli investigatori è che la bambina non si trova nell'ex hotel, dove l'hanno cercata ovunque. La bimba potrebbe essere stata davvero portata via. A poca distanza dall'Astor Hotel sono state esaminate le tracce dei furgoni che ogni sabato partono per la Romania. Si pensava che la bambina potesse aver viaggiato su uno di quei furgoni, ma le riprese delle telecamere lo hanno escluso. È stata verificata anche la pista della vendetta, magari della gang degli alloggi, contro la famiglia di Kata. Gli investigatori non escludono che la piccola sia stata portata all'estero. Per questo motivo sono stati inseriti i suoi dati nella banca dati dell'Interpol. Ci sono state le segnalazioni da parte di mitomani, come quella apparsa su Facebook che dice «è con me in Germania». Alcuni pazzi hanno usato l'intelligenza artificiale per ricreare l'immagine di Kata e hanno creato un video in cui la ragazza diceva di voler tornare a casa. Il video ha ricevuto milioni di mi piace. L'obiettivo del suo creatore era solo quello di avere like e visualizzazioni su internet. Ora le indagini sono puntate su un audio, estrapolato da una telecamera, in cui si sente una bambina gridare «mamma, mamma». Saranno fatte verifiche per capire se quella voce è compatibile con quella di Kata. Una testimone che vive nei pressi dell'ex hotel occupato aveva dichiarato di aver sentito una bambina gridare quel giorno. Urla disperate. Era Kata.